Sono Matteo Rondoni dell'agenzia Casa Clima, sono il referente per quello che concerne il software di calcolo dell'agenzia e mi occupo dello sviluppo di tutto ciò che riguarda la parte impiantistica. Oggi in particolare con l'Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile di Modena abbiamo parlato appunto delle novità legate all'impiantistica nella certificazione Casa Clima. Tante novità necessarie perché Casa Clima è partita con dei requisiti sull'involucro. Era necessario dare dei requisiti sugli impianti, tanto più che gli edifici andiamo verso edifici ad energia quasi zero, quindi l'impiantistica comincia ad avere ovviamente un peso rilevante. La direttiva tecnica nasce da questa esigenza. Abbiamo cercato di dare dei requisiti che fossero innanzitutto controllabili, perché la filosofia Casa Clima è dare dei requisiti controllabili in cantiere, quindi questa è stata un po' la cosa più difficile da fare, quindi trovare dei requisiti che siano sì di qualità ma anche verificabili. È inutile dare dei requisiti che poi in cantiere non è possibile vedere. Ovviamente nel calcolo Casa Clima già sono contenuti le efficienze degli impianti, quindi tutti i requisiti che abbiamo in direttiva tecnica sono supplementari al calcolo, ma sono necessari per avere la qualità globale dell'impiantistica. Abbiamo visto quindi dei requisiti sul generatore di calore, sulla rete di distribuzione, sull'accumulo, sugli ausiliari elettrici, sulla ventilazione meccanica controllata, argomento molto delicato. Tutti questi parametri ovviamente sono contenuti in questa direttiva che è di sole 7-8 pagine, perché la filosofia Casa Clima è di essere sintetica, ma molto mirate. Sono anche contenute delle raccomandazioni, quindi non dei requisiti, ma diciamo delle best practice che andrebbero seguite. Quindi ritengo che la direttiva tecnica impianti Casa Clima sia anche un documento didattico che può guidare e aiutare il progettista nella lettura, nell'interpretazione dell'impianto e anche dargli qualche idea quando magari qualche volta non sa come approcciare l'impianto.